Questo è uno spazio che mi fa particolarmente piacere. Solitamente non mi cimento mai le presentazioni di libri perché diventano impegnative, perché comporta conoscere l'opera che si va a presentare, condividerla. Stavolta invece, ecco, conoscendo la persona per altri aspetti in questi anni, mi butto al buio e vediamo un pochettino cosa ne esce fuori. Benvenuto a Luca Germanà. Buonasera, Ciao, come grazie. stiamo? Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Dicevo, la produzione iniziale serve per sdrammatizzare uno di questi momenti che solitamente, ecco, è la prima volta che scrivo un libro, la prima volta che ufficialmente lo presenta nella sua città. Un libro che non è un libercolo, non è un pamphlet, è proprio un libro di quello corposo, diciamo, no? Per cui quasi ambizioso, diciamo, no? Cioè, di primo acchito, quando l'ho visto, me l'hai dato poc'anzi, e disse: buona pazienza. Speriamo. Solitamente quando si inizia con Qualcosa di piccoli piccolo. scritti. Pensavo qualcosa di accademico, diciamo, no? Qui Progetti in usciamo cantiere ce n'ho anche. completamente fuori, Tutta un altro però Luca. tutta un'altra cosa, Sì, sì, proprio sì, sì. completamente fuori dal Luca Germanà che ho conosciuto assieme a Giovanni Mattia e gli altri amici di Parlamenta, di Cives e compagnia, diciamo giovani impegnati, la nuova generazione è impegnata qui nella nostra città, con idee nuove, fuori dagli organismi stabilizzati dai partiti che costringono spesso a stare dentro alcuni recinti. Loro si sono fatti strade, si sono affermate con le loro idee, per certi versi mettendo in crisi anche i partiti. Ma questa è un'altra storia. Per cui trovarmelo davanti con un corposo volume di presentazione, la presentazione avverrà il 22 dicembre prossimo alla Biblioteca Comunale, se non vado errato, no? Ecco, il libro si chiama Atlas, ecco, la sua prima opera letteraria. Da dove nasce Luca Germanà, scrittore? Ma scrittore non, ripeto, di qualcosa della nostra quotidianità, del suo vissuto, ma qui c'è la fantasia, la fantasticheria che vive un giovane. Da diversi anni, ha cominciato a scrivere questo libro all'età di 17 anni, oggi ne ha 23, lo ha concluso, ci ha impiegato 5 anni, ma credo che per il lavoro, ecco, poi vedremo un po' la benevolenza che potrà trovare nei lettori e in quant'altro, però diventa una prova importante e, se mi consenti, anche pesante, no? Perché poi il tema è fantastico. Sì, Qui poi è assolutamente. legato al Signore degli Anelli, o se andiamo un pochettino più indietro, Highlander, voglio dire, degli anni 80, 90. Sì. Allora, Luca, raccontaci come nasce questo e poi come Ok. ci sei arrivato. Allora, io sono sempre stato appassionato di storie. Sin da quando ero piccolo, a me ha sempre affascinato l'idea di altri mondi rispetto a quello reale, della realtà in cui si potessero vivere delle avventure incredibili. Ho già, quando nel 2001 uscì il primo film del Signore degli Anelli, come ha citato, io mi innamorai immediatamente. E poi anche aiutato dal fatto che io appartengo a una generazione che è cresciuta anche con dei videogiochi molto, quindi Certo. i videogiochi a tema, sempre sul tema del fantastico, mi hanno appassionato. E poi niente, verso i 16 anni ho cominciato a dire: senti, ma a me queste storie piacciono così tanto che ne vorrei creare una io. E la cosa è cominciata assolutamente per gioco. Cioè, per gioco ho detto ok, ogni sera mi siedo e scrivo un capitolo, così del tutto a caso. E in realtà mi rendevo conto che la cosa mi veniva più naturale di quanto credessi. Cioè, paradossalmente era come se la storia esistesse già e io fossi solo la persona incaricata di raccontarla. È andata così avanti per un bel po' di tempo, poi mi sono fermato per impegni universitari, impegni in città, come ricordava lei. Poi a un certo punto è risorta, non so se si chiama ispirazione o passione, insomma, ho Ogni detto tanto può questa storia la capitare. devo completare. Certo. E ho ricorretto tanto di quello che avevo scritto perché ero un Mi sembra ragazzino normale, quando ho certo. cominciato. E ho dato molta più introspezione psicologica ai personaggi e quant'altro. E infine, circa un anno e mezzo fa, sono giunto a concluderlo.
L'ho fatto leggere a un paio di amici, giusto per capire se avessi scritto cavolate o meno. Mi hanno dato, testarlo. per testarlo, esatto, un test. Mi hanno dato delle risposte positive. Ovviamente non mi bastano perché, vabbè, sono i miei amici, Certo. manca che mi dicono che fa schifo. Però io intanto l'ho mandato a alcune case editrici e la casa editrice Albatros mi ha risposto, mi ha detto: noi siamo disponibili a pubblicare questo libro. E così, eccomi qua e spero che piaccia la storia. Ecco, diceva giustamente lei, è il lettore in questo caso, il giudice supremo, Chiaro. lo scrittore, io dico, è al servizio del lettore. È lui che acquista il libro perché vuole conoscere quella storia. Io spero che la storia che sto raccontando piaccia, che è del Se tutto distante dal questo testo. Atlas con Atlantide cosa ha Allora, Atlas è unnesso? il nome del mondo che io ho creato e ha un po' il richiamo effettivamente di Atlantide, perché in greco anche Atlas Certo. richiamava Atlantide secondo la leggenda di Platone. In realtà non, quando l'ho creato non pensavo assolutamente ad Atlantide. Pensavo a un nome per il mondo e mi è venuto spontaneo chiamarlo così, dal nulla. Non ho fatto una ricerca particolare e ho subito capito che quello sarebbe stato il titolo del libro, oltre che il nome del mondo che avevo creato. Spesso questo genere ha degli altri tipi di titoli, tipo Le cronache di, Il cavaliere di, tutte queste cose qua. Io invece volevo dare un titolo semplice e quindi così è arrivato questo La titolo. storia mi sembra che è un mondo fantastico, no? Ho Sì. letto le prime battute, non ho avuto molto tempo. Dalle prime D'accordo. battute ho visto che l'ambientazione si trova su una montagna, Allora, diciamo, qual è il prologo no? che si svolge sul vulcano dell'Elt, che è un omaggio all'Etna, perché sebbene sia distante da tutto ciò che faccio nella vita quotidiana, ci sono molti richiami a quella che è la mia terra. E abbiamo il fiume principale di questa terra che divide in due la terra di Atlas, che si chiama Simet, in onore del Simeto, che è un fiume di queste terre, l'Elt, che è un vulcano che richiama l'Etna, insomma, c'è molto della realtà anche. A volte si può cadere nell'errore che, essendo un mondo fantasy, tu puoi creare tutto quello che vuoi fregandotene. Tutto fa Invece bene, tutto ci fa sono delle buono. regole comunque da seguire, Certo. perché è chiaro che se tu stai creando un vulcano, sulla cima del vulcano non puoi metterci un insediamento di persone, perché non avrebbe senso logicamente. E infatti anche la creazione del mondo è tutto un lavoro a sé, cioè io oltre a quello ho altre 60 pagine che ho creato in cui è un mio personale compendio in cui tengo appunti su distanze, luoghi, culture, religioni e quant'altro. Tu sei stato molto in Inghilterra, mi pare, No, sono stato a vero? No. Bologna, Tu io sono originario di Bologna. conosci un pittore che faceva anche, costruiva, quando c'erano gli LP, riusciva a fare delle bellissime copertine, no? Cioè alla gara, c'erano negli anni 70, c'erano le copertine più belle dei dischi, no? E c'erano dei pittori, degli artisti. Un certo Roger Dean che faceva le copertine degli Yes, ecco, Ah, che rappresentava questi mondi. Con i fiumi a valle, forse le ce l'ho cose presente questa copertina, perché perfetto. gli se li ascolto, quindi ce l'ho presente la Quindi copertina. praticamente, cioè, così mentre parlavi, mi è È venuto venuta in in mente mente, questa mi è venuto in immagine. mente questo, che li rappresentava visivamente, diciamo. Però questi mondi fantastici, Sì, no? Questi mondi assolutamente. fantastici, così rappresentati in pittura. Da quello che hai detto, ho legato un po', quindi il mondo del Signore degli Anelli, l'Highlander e questi di Roger Dean, Sono diciamo, ecco. tantissimi i mondi che Diciamo che è ho un nel mondo libro. fascinoso. Sì, è un mondo che io amo questo genere perché, differentemente dagli altri generi, la fantasia è l'elemento che domina tutto. Quindi il lettore si immerge, si estranea dalla realtà, ma nonostante ci sia un estraniamento dalla realtà, riesce a immedesimarsi in un mondo che non esiste, che è una cosa paradossale. Però è bello per questo, perché per un attimo evadi da ciò che è quotidiano. A me piace molto il romanzo storico, che è una cosa totalmente Certo. differente. Però entri in quel contesto e riesci a comprenderlo, nonostante sia un mondo che non esiste, culture che non esistono, religioni, razze che non esistono, riesci a comprenderlo. Questa è la magia, secondo me, che sta alla base di questo genere. Oggi nel terzo millennio, le nuove generazioni che si aggrappano al mondo, la necessità di aggrapparsi al mondo fantastico è il contrappeso della tecnologia. Allora, che ci sia un rifugio nel privato è indubbio,
in questi, soprattutto in queste nuove generazioni, cioè la generazione anche di cui io stesso faccio parte, e si predilige una realtà interiore che è totalmente diversa dalla realtà, quella reale. E questo può essere collegato all'idea del fantastico. Infatti, per esempio, se oggi guardiamo un dato che può sembrare banale, ma le serie televisive che hanno più successo sono tutte serie televisive in cui non c'è nulla di reale. Serie televisive in cui si parla di mondi fantastici, di mondi alternativi. Se questo è legato a una questione generazionale, non lo so, senza dubbio oggi ci sono molti più strumenti per parlare di fantastico. Citavo prima i videogiochi, ma basta parlare anche dei film. I film oggi hanno dei livelli di effetti speciali incredibili, cioè realizzare un film fantasy negli anni 30 era inimmaginabile, Immaginate. realizzarlo ora sembra che tu stia vedendo delle scene reali, eppure ci sono Beh, meteori, all'epoca Walt fuoco. Disney ci tentò, Walt Disney, ci tento, Walt Disney fu diciamo. un grande sotto questo punto di vista. Lui lo fece con i Assolutamente. cartoni e Chiaro. creò un mondo E là c'era un che artigiano Walt che Disney. lavorava. Oggi la tecnologia col digitale diventa un po' Oggi più sì, semplice. ha i suoi pro e i suoi contro la Certo. cosa, però quello che sta sempre alla base è il fantasticare. Infatti questo tipo di fantasy è specializzato, ha come target i ragazzi. I ragazzi anche sui 14-13 anni, che sono quelli più aperti allo spaziare con la mente, a immaginare, perché è l'età in cui entrano nella società, entrano nel mondo. E quindi loro paradossalmente riescono a fuggire in questi altri mondi che vengono dai videogiochi, dai film, spero anche dai libri, Ma questo perché significa decontestualizzarsi, però. dipende, perché ci si può estraniare per un certo momento. Cioè io vivo la mia realtà, poi ho quello spazio di me in cui mi dedico a questa cosa, quindi che può essere l'ora di film, l'ora di videogioco, l'ora di lettura del libro. E secondo me aiuta tanto perché ti fa lavorare il cervello, immaginare come potrebbe essere diversa una cosa. E questo, ne facevo un discorso con un amico politico da questo libro, perché quando qui ci sono varie razze, incroci fra varie Certo. razze, e un individuo che va in un'altra razza, in una cultura di un'altra razza, ci sono delle donne e gli viene scontato chiedergli di cucinare. Perché un uomo del Medioevo ha la donna che è scontato che cucina, e da quella razza viene guardato malissimo, dall'idea che la cultura è una cosa variabile. Cioè non è detto che la cultura che ho io, come italiano, come europeo, sia uguale a quella che ha l'arabo, che ha l'americano o quant'altro. E questo anche nel fantasy avviene, il nano è diverso dall'elfo, dall'umano e così via. Mi piace questo contaltare, mi piace anche stuzzicare, diciamo, un'analisi. Stiamo vivendo mesi un po' angoscianti, no? Corea del Nord, Gerusalemme Gerusalemme. capitale, voglio dire, Ius Soli che si va a fare benedire. Ci sono fatti ineludibili, diciamo, che la storia dice che andranno comunque così, al di là che il paese o il Parlamento Italia faccia approvi la legge dello Ius Soli o altri, diciamo, no? Sì. Fuori dal tempo, Trump che dichiara Gerusalemme Gerusalemme capitale di Israele. capitale, cioè è contro il tempo, è contro ogni logica. Sì. Ma proprio questa irrazionalità che sta invadendo questo periodo contemporaneo può in prospettiva portarci all'inizio, quindi a fantasticare, che strusa sta No, domanda. no, 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 è una riflessione molto interessante, perché a parte che quando vedo certi tipi di dichiarazione da quello che dovrebbe essere l'uomo più potente del mondo libero, mi Cioè il sembra di essere mondo in un fantasy veramente. storicamente, l'universo, la storia umana ha Sì. portato a delle cose che oggi l'uomo dovrebbe soltanto, vabbè, prendere atto e basta, no? Ciò nonostante c'è qualcuno, non so, per Che ignoranza, per torna arroganza, indietro. che vuole fermare il mondo. Non Sì, so se è chiaro, esatto, no, perché no, no, voglio dire, chiarissimo. l'idea è quella, La storia ma va. è irreversibile, cioè Esatto, è non, è, un non processo sono storico. scelte Esatto, non è una cosa di dire va, si può fare o assolutamente. non si può fare, non si può fermare la Ma storia, è come fermare la figurarsi. marea con un sasso, non si può Non ha fare. senso. E in questo credo che il processo di secolarizzazione ci aiuta, ma bisogna fare tanto sotto il profilo dell'informazione. Qui avevo un quotidiano in cui si parlava dello Ius Soli. Nel 2013 la percentuale di persone favorevoli allo Ius Soli era l'80%,
oggi è il 54%. Cioè, perché si sta facendo un terrorismo mediatico al quale non si risponde adeguatamente, che ci sta riportando indietro nel tempo. Ed è una cosa drammatica. Oggi fortunatamente abbiamo avuto l'approvazione al Senato del Biotestamento, quindi e questa è stata già una vittoria, certo. Però è chiaro che siamo molto indietro, come Italia assolutamente, ma sotto, inizialmente dicevo, vabbè, l'Italia sappiamo è sempre più indietro, poi vedi che gli Stati Uniti, che dovrebbero essere il paese all'insegna della libertà, fanno il muro. Ma anche il Nord Europa per certi versi. Cosa? Essere un po' più avanti, e invece sì, là ci sono recrudescenze veramente. Lì sta tornando pericolose, sì, e non dirlo credo sia veramente un errore. Sta montando una polemica ora con la nascita di questi chiamati neofascismi. E molti dicono: vabbè, ignorateli, sono quattro ragazzacci. Figurarsi. Io ho letto durante l'università documenti risalenti all'inizio degli anni 20 in cui degli assalti fascisti si dicevano: vabbè, sono quattro ragazzi, ignorateli. Non credo che sia paragonabile a livello storico perché è un altro contesto, ma bisogna agire, bisogna istruire le nuove generazioni a dire: guardate, sono stati commessi degli errori indicibili in passato. Voi non dovete dire il fascismo è brutto perché vi è stato inculcato che il fascismo è brutto. Dovete capire che ci sono delle regole che conducono la sana democrazia e sono alla base del vivere civile. Bisogna riuscire a fare questo processo, però se poi quello che fa la nostra classe dirigente dire no, lo ius soli lasciamoli stare perché perdiamo voti, vedi che la Lega ci mangia su questo, è disarmante, perché coloro che dovrebbero condurre le battaglie del progresso, i cosiddetti progressisti, arretrano. È una cosa che mi lascia cadere le braccia a terra. E torniamo ad Atlas. Sarà presentato ufficialmente giorno 22 alla Biblioteca Comunale di Caltagirone. Che ti fa da padrino? E presenteranno il professor Vito Di Cara e la professoressa Anna Montemagno. E per legare al tuo trascorso politico, civile, diciamo, quando c'è di politico qui? Allora, qui non hai avuto bisogno di fare riunione con Parlamento o con Cina, no. Assolutamente, qua te la sei cantata e suonata da sola. Assolutamente, questa è una cosa mia. Vabbè. A prima vista sembrerebbe nulla, in realtà c'è un ragazzo che è arrabbiato perché la propria terra è sfruttata e lui sa che quella terra potrebbe essere diversa, sa che i propri amici potrebbero non essere costretti a partire e vuole lottare per questo. E io credo che in questo Nidan, che è il protagonista, mi rappresenti molto. Cioè, in questo sì, c'è una voglia di riscatto per la propria terra. Poi è chiaro che ci sono stato attento perché non volevo che fosse un libro politico. È un racconto, è una storia. Ognuno ci leggerà quello che vuole. I protagonisti interpreteranno il pensiero politico di Luca? No. Inizialmente era così, poi l'ho voluto deviare questa cosa perché volevo che fosse una cosa altra, anche per far capire che Luca non è solo quello che va ai consigli comunali, fa i post su Facebook e si legge l'Albo Pretorio, ma è anche uno in grado di raccontare una storia che sia non condizionato dal suo impegno politico. No, infatti, esatto, solo la volontà di cambiare le cose. Senti, il libro è dedicato ad Andrea. Sì, è dedicato ad Andrea. Andrea Laspina, un mio caro amico che è venuto a mancare l'anno scorso, e lui è stato quello che mi ha iniziato a questo mondo, perché con lui vidi per la prima volta Il Signore degli Anelli, per l'appunto, e senza dubbio è rivolto a lui il pensiero di una mia cosa che si è concretizzata. Noi spesso giocavamo a raccontarci e inventare storie su questa cosa, e quindi è per lui questo libro. Senza c'è la sua compartecipazione, assolutamente, almeno sì. spiritualmente assolutamente. Allora, sì. Che dire, congratulazioni a Luca Germanà. Il libro si trova in edicola, credo, giusto? Sì, li trovate in tutte le librerie, su Amazon, e comunque alla presentazione verranno vendute le copie con un omaggio da parte mia a sorpresa. Va bene. In bocca al lupo. Grazie. Il tuo impegno sociale non mancherà. Continua. Continua, e questo ci fa sperare, diciamo che c'è una classe generazionale impegnata, non soltanto nel vacuo, ma anche nella scommessa, diciamo, della quotidianità, o per raggiungere alcuni obiettivi che non sono l'accontentarsi di oggi. Assolutamente. Credo che sia questa una cosa bella così. In bocca al lupo. Grazie Luca, ancora. A presto, arrivederci, ci buona vediamo serata. Prossimamente. Grazie, chiudiamo questa trasmissione, vi ringrazio la cortese attenzione, stasera una trasmissione solo all'insegna della cultura, della presentazione di alcune eccellenze che stanno per essere messe in atto
diciamo, nella città di Caltagirone, e va bene così. L'appuntamento a domani sera rinnovato. Grazie e buon proseguimento e buona serata.